Gian Nicola Cione dal 39esimo congresso del Partito Radicale Transnazionale, siamo all'ultima giornata, in mattinata, qui all'Hotel Summit di Roma. Siamo in compagnia di Guido Biancardi, militante storico, segretario di un'associazione radicale locale. Locale che è intitolata Camillo Berneri, che era nato a Lodi, è rimasto a Lodi per pochissimo tempo e poi è stato il capo degli anarchici italiani ucciso in Spagna dai comunisti. Per cui abbiamo voluto ricordare questo fenomeno che era stato di grande significato, in qualche modo di annuncio, dandogli questa memoria, insomma, importante. Guido, tu, questo lo mettiamo bene in evidenza, perfetto. Sei ormai la stella. Sei un militante ormai storico, ti sentiamo spesso con i tuoi contributi anche su Radio Radicale. Hai vissuto appunto questo congresso, possiamo oggi già fare un qualche consuntivo. Come ti è sembrato il tenore politico, la partecipazione, soprattutto anche in relazione all'emergenza che Marco Pannella ci ha comunicato qualche ora prima del congresso riguardo al calo dei partecipanti, cioè dei prenotati alla partecipazione? Ma io sono stato sorpreso positivamente della vivezza della partecipazione, cioè non ho trovato una cosa stanca di tipo formale, ho trovato meno protocollo, meno polpe da ambasciatori e più da partecipanti. Questo mi è piaciuto molto, così come avevo visto già in altre situazioni, per esempio con la partecipazione del Tibet a Bruxelles e via via. Ma mi è sembrata che la partecipazione africana in particolare sia stata di un livello diverso, quindi di una consapevolezza e di una identificazione sempre più consapevole di quello che vuol dire la nostra proposta, cioè quello di rendere in qualche modo non separabili la dimensione della democrazia, la dimensione della libertà, quindi della democrazia, con quella della non violenza. Ecco, adesso con l'ultima definizione, la non violenza deve essere colta fino in fondo e ho notato che le posizioni nei fatti più non violente vengono proprio da popoli africani che hanno avuto e hanno ancora situazioni di drammatica violenza interna. Questo mi ha fatto un grandissimo piacere. Poi la cosa che mi ha sorpreso molto positivamente sono le due tavole rotonde che mi sono piaciute, perché la prima, ma la seconda ancora più difficile, finalmente la si è giocata fuori dai denti dicendo la verità. Sì, ci sono un po' di contraddittori. Sì, dicendo la verità, cioè dicendo le cose scomode, dicendo le cose che magari un'altra volta avresti lasciato in ombra, avresti aspettato che un altro magari accennasse per giocare di rimessa, no, qui si è fatto senza opportunismi. Sì, senza opportunismo e con una dimensione di dignità riconosciuta all'interlocutore, non più di tipo nazionalistico. Ecco, questa storia del parliamo fra noi, la richiesta per esempio che mi è piaciuta molto è stata quella: io voglio parlare in arabo perché voglio parlare come ai membri della mia famiglia, e che non è stata una petizione della pari dignità della lingua arabica e quindi del recupero di una lingua minore spesso esclusa, ma quella di dire è l'unico modo nel quale posso testimoniare di essere davvero con voi, insomma, parte di voi. Una richiesta di essere messi a proprio agio in modo completo? Sì, direi di sì. È stato accordato? Assolutamente, vissuto con grande piacere. E poi voglio dire, la parte precedente, l'altro, il primo dei tavole rotonde, ha mostrato agghiacciantemente, voglio dire, il volto sofferente di un'Europa che non riesce a gestire i suoi problemi, insomma, e che quindi non crede più a ciò che aveva affermato, insomma. Guido, mi fai venire in mente, abbiamo avuto il piacere e l'onore anche di ascoltare Gianfranco Spadaccia,
che ha fatto, diciamo, in pratica, in sintesi, questo tipo di analisi. L'Europa, che comunemente, insomma, pensiamo anche per il portato intellettuale, storico, come luogo dove si è formata la democrazia, poi è andata un po' in giro nel mondo in qualche modo, in questo momento questa democrazia in Europa si sta involvendo, mentre invece il sentimento che porterà probabilmente a una democrazia, quando saranno tempi maturi, sta esplodendo dove la democrazia non c'è mai stata, cioè il Nord Africa, con queste primavere arabe. E quindi noi in qualche modo, come europei, siamo in questo momento, in questo appuntamento storico, un po', diciamo, inadeguati? Ma io dico che la democrazia ha bisogno di un nuovo Tocqueville. Cioè, mentre Tocqueville viveva e descriveva la democrazia americana come qualche cosa di nuovo e di sconosciuto, annunciandolo a un vecchio continente e annunciando il cambiamento dei rapporti di forza in questo continente, pur essendoci già l'esperienza inglese e via via, oggi ci vuole un nuovo Tocqueville che dica che la dominazione del numero, su cui si è poi basata tutta la struttura delle democrazie che poi sono scadute in reali, non è più sufficiente sostanzialmente, anche perché i mezzi di comunicazione del numero fanno strame, in quanto ci sono numeri che hanno una concretezza, un realismo o una evanescenza totali, voglio dire, io posso battere su un tasto 1000 volte e questi sono 1000 voti, voglio dire, il numero non dice più nulla come regolatore della cosa, ma la dimensione diventa non la quantità ma la qualità. Allora, la difesa della differenza, la difesa dell'individuo, la difesa della diversità e quindi l'accettazione anche delle differenze come apparenti iniquità, no? Se fotografate fisse, ma in un processo di riduzione dell'iniquità, deve diventare il nuovo codice della democrazia. Deve avere una prospettiva. Le donne, non a caso, i giovani, non a caso queste cose diventano poi i nuovi personaggi, no? Il nuovo cast. E quindi in qualche modo io, poi la domanda che mi viene conseguenziale a queste tue parole, mentre intanto possiamo apprezzare una specie di tsunami che ci viene dalla porta che è rimasta aperta qui vicina, volevo chiederti, sei allarmato come tanti, sento, come possiamo leggere su anche le rassegne stampa già quest'oggi, anche quest'oggi, da possibili e dati anche per scontati alcune volte, rigurgiti dell'integralismo islamico o prese di possesso di questo integralismo islamico, questa specie di fantasma riguardo le organizzazioni statuali che si stanno riorganizzando in Nord Africa, in Egitto per esempio? Io ho una paura di fondo che, come sempre, quando la complessità cresce oltre il livello immaginato e per cui sono nate le istituzioni per governarlo, quindi c'è come una specie di accelerazione di complessità dovuta a fattori economici, sociali, politici che si mescolano e si sostengono vicendevolmente, la reazione di solito è brutale, si cerca di semplificare brutalmente e i mezzi di semplificazione non sono mai mezzi non violenti, sono mezzi violenti, cioè la logica di solito, almeno quella storica, credo, anche se non sono uno storico, è quello di tagliare con la scure dicendo emergenza. Allora, entrare in un periodo, da un periodo ordinario a un periodo straordinario, questo governo è già un sintomo, voglio dire, che io l'ho definito la pistola fumante della partitocrazia. Cioè solo un governo che non appartiene a nulla è la testimonianza del fatto che tutti sono uguali nel considerare i problemi del governo, voglio dire. Quindi allora io dico che la vera paura è che la dimensione bellica sia l'unica in grado, secondo i vecchi schemi tradizionali del potere, di reggere l'urto della complessità crescente che il mondo presenta con la crisi generale e via via. E quindi io credo che andremo a trovarla probabilmente, io spero per una volta fuori dal nostro ambito europeo come quello che ha creato il secolo americano e via via, no, con le due guerre mondiali, e molto probabilmente potrebbe sorgere o in un punto chiave che sarebbe il modo per strangolare l'Occidente dal punto di vista delle risorse energetiche, parlo del Golfo di Aden, dello Stretto di Hormuz, eccetera, quindi col discorso Iran,
Iran o Cina, che c'è stato annunciato da molte parti come problema di espansionismo e di cose. Io quindi ho paura che la semplificazione e il famoso motore immobile del sistema industriale militare eccetera eccetera coalizzato, se dovesse trovare l'impossibilità di coprire la realtà ancora per svolgere il suo ruolo sempiterno di attivatore di un regime non dichiarato, potrebbe sciogliere la riserva e dichiarare l'unico stato nel quale si giustificano sostanzialmente poi le scelte che si fanno sul vero. Questa è la mia paura. Vedremo un pochino il tempo, vediamo se ti darà giustizia. Comunque, come sempre Pannella ci era arrivato 2 anni fa. Sì, è vero. Ringraziamo Guido Biancardi, gli auguriamo un buon congresso nella parte conclusiva. Grazie ancora.